Dottor Cogliolo, chi si aspettava una risposta definitiva stamattina è rimasto deluso. Sono tante le soluzioni sul tavolo, avete fatto un po' di chiarezza su quale, diciamo, sia più pronta rispetto alle altre, però insomma, la transizione resta una bella sfida. Sì, sicuramente, ripeto, secondo me è una trasformazione. Quando si trasforma un settore senza sapere esattamente dove si va a finire, è essenziale quello che ha detto la presidente di Confitarma a conclusione. Dice sì, ma io devo ordinare una nave, che motore ci metto? Prima avevo i miei parametri, sapevo in che porti dovevo andare, lunghezza, larghezza, adesso che motore ci metto? Abbiamo cercato di dare una risposta almeno sui volumi e sulla tecnologia con gli ultimi grafici, ma la scelta di un combustibile dipende da un puzzle di cose che devono in qualche modo supportarlo, dal quadro normativo al quadro autorizzativo. Ricordiamo che ancora adesso ci sono dei porti in Italia in cui non si può entrare con il gas. C'è tutta la parte relativa all'ambiente, perché ciascuno di questi ha un reverse sull'ambiente. C'è tutta la parte relativa all'accettabilità sociale, ai costi, quindi è tutto un puzzle di cose che finisce con la parte centrale che è la logistica, cioè la capacità di avere in un porto qualsiasi, o in un porto dove mi serve, il combustibile che in quel momento ho scelto per la mia nave. Indubbiamente una risposta adesso su questo è molto difficile perché non dipende dal sistema Italia, dipende da un sistema mondiale di che quale sarà il combustibile con cui l'industria pesante andrà a decarbonizzarsi e sarà quindi il più disponibile nel più vasto numero di paesi mondiali, perché la nave è un bene che gira per tutto il mondo. Quindi forse l'unica certezza, diciamo, che emerge dallo studio, almeno una delle poche, è quella che ci saranno diverse strategie anche a seconda, appunto, delle rotte da seguire, appunto, Assolutamente, assolutamente. Diciamo che una prima risposta è sicuramente quella di sostituire il combustibile attuale con il biofuel. Non si può fare, come abbiamo detto, per le quantità, per la disponibilità, per la sostenibilità stessa del biofuel. Quindi non si può fare al 100%, però sicuramente si può fare per quelle parti che servono per andare verso quella che in questo caso possiamo chiamare transizione, nel senso che non posso fare una cosa a switch, come ha detto l'ingegner Salerno, ma devo in qualche modo seguire l'evoluzione della tecnologia, cercando di usare sempre quelle tecnologie edge che sono quelle che mi danno il miglior risultato. Brutto discorso questo, se lo sente un armatore, perché deve decidere oggi fra 30 anni. Ecco, ultima battuta, è stato sottolineato più volte anche, e visto che lei no, ha raccontato come ha speso una vita, diciamo, all'interno del RINA, e quindi si è occupato praticamente tutti i giorni di queste tematiche, come si stia pagando dazio un po' sul piano della cattiva comunicazione, comunque della disinformazione riguardo a determinati magari tipi di propulsioni. Pensiamo al nucleare in primis, che diciamo, poi diciamo, si sono, no, poi sono tornate indietro in maniera negativamente con degli effetti negativi, appunto, per quanto riguarda ad esempio l'utilizzo smisurato di carbone. Ma guardi, io faccio sempre questo esempio. Sotto la scuola dove andavo io c'è un distributore di benzina. Ci passano i bambini, ci passano le mamme, quando arriva l'autobotte scarica la benzina. Se quel distributore diventasse un distributore di metano, l'informazione che abbiamo è tale per cui ci sarebbe molta più preoccupazione. In realtà l'energia che può svilupparsi da un incendio da benzina è ugualmente pericoloso come può essere quello sviluppato dall'LNG. Quindi di nuovo un'informazione trasparente, un'informazione non faziosa, può aiutare a far capire che qualunque stoccaggio di energia è pericoloso, qualunque stoccaggio di energia, anche quello sotto le batterie al litio è pericoloso. Ma questo non può fermarci, dobbiamo trovare quelli che sono i rischi, dobbiamo trovare quelli che sono le mitigazioni, perché andando a bruciare carbone
E poi dobbiamo mitigare invece altre cose, come stiamo vedendo. Dobbiamo mitigare alluvioni, dobbiamo mitigare un clima che inizia a fare le bizze, e non so cosa sia più semplice a questo punto.